Le amministratrici del Piemonte si sono ritrovate per Expo Elette, la piazza delle elette, stand istituzionali e di associazioni, spazi musicali, letture pubbliche, attività per famiglie, allestiti a Torino in piazza San Carlo, con l'obiettivo di far conoscere a un pubblico più vasto un'istituzione dedicata alle donne, in vista delle celebrazioni dei 20 anni di attività. Mi piace ricordare che la parità tra uomini e donne è uno dei valori fondanti dell'Unione Europea. Questo principio non può essere interpretato come una sorta di elargizione che gli uomini fanno alle donne, anzi ogni cittadino, ogni uomo chiamato a gestire le politiche pubbliche ha il dovere e la responsabilità di costruire e creare gli anticorpi finalizzati a contrastare ogni forma di discriminazione nei confronti del genere femminile. Ed in questo solco si inseriscono alcuni emendamenti che ho voluto presentare in accordo con l'assessore Monica Cerutti sul disegno di legge contro le discriminazioni, il numero 141, finalizzato appunto a tutelare l'immagine della donna. La consulta delle elette ha fortemente voluto questo evento, che tra l'altro è un'anticipazione della ricorrenza dei 20 anni della consulta delle elette. Questa giornata in piazza è una grande occasione per incontrare i cittadini, perché noi elette siamo anche poco conosciute e si sta perdendo anche il contatto con i cittadini. Sarà anche l'occasione per farci conoscere, per conoscere la consulta, che cos'è la consulta e anche tutte le elette che ne fanno parte.